Bentornati ragazzi in un nuovo episodio di American Truck Simulator. Ho imparato il nome finalmente. Coglione, io tutte le mattine alle 8 vado a lavorare, hai capito? E vado a letto alle 7 di mattina, hai capito? Coglione. Oh! Ma guarda, fai retro, fai retro. No, no, ci pa. Non ho multe, non ho... ho preso una multa, no. E poi vigili del cazzo, capito? Ma avete dato la multa. Porca troia, ma non vi vergognate, ma non vi vergognate. La gente che va a lavorare. Ma andate a dare la multa a quelli che rompono i coglioni. Vabbè, comunque lasciamo perdere. Che hanno fatto bene a metterti la multa. Andate a fare in culo pure voi. Datevi fuoco. Tanto c'ho sempre la tanica di benzina dietro. Va bene, continuiamo. Facciamo la follia. Mamma mia, follia! Mi sono ritrovato tutta la macchina, tutta la fiancata distrutta. Mi ha fatto tutta la fiancata della mia macchina, mi ha rotto lo specchio. C'è proprio un pezzo di merda. Stiamo uscendo finalmente perché abbiamo fatto un tratto lunghissimo. Tutto dritto. Guardiamo a destra, a sinistra e giriamo. Ok. Ma che figata. Sarebbe stato bello se si vedessero le mani dell'omino che cambia le marce. Perché è una marcia strana, mi sarebbe piaciuto vedere come si fa. Mamma mia, mozzafiato. Sti giochi sono fatti bene. È un peccato che non sono tanto famosi. Ok, raga, abbiamo esplorato San Rafael. Rosso. Ah. No, 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 no. Raga, stavo sbagliando strada. Devo scendere qui. Ma mi stanno suonando col clacson? Ah, ero io. Ah. Controlliamo che non ci sia nessuno. Ma che devi uscire su. Ok, quindi... No? Mi sa che... Raga, ce lo scordiamo il camion nuovo. Io. Dai, sceglila. Chi lo prende? Io adesso poi vado indietro. No. Io ho scaricato i camion per 35 anni in fabbrica. Comunque raga, abbiamo parcheggiato. Adesso scegliamo. Sì, era metaforico. Una carriola piena di... ho capito, era metaforico. E vedi? Era, allora, vedi, ci sta l'uomo con la carriola. Era metaforico. Vedi che fai fatica. Era metaforico. Un bodybuilding. Ah, beh, te la tira più facilmente. È, diciamo che è un camion. Quello che volevo dire. Diciamo che è un camion. Quello volevo dire. Invece la Ferrari potrebbe essere... Bolt. Eh sì. Velocità. Camion che hanno proprio il motore per trainare. E il trattore invece? Traino per lui. Solo che va pianissimo. Però è una figata viaggiare così, nel senso, se tu avessi un volante ti rilassa. Sì, come quel ciccione che fa il video, lui fa. Sì. È bello che glielo regalano il volante. Cioè, okay. 300 euro di volante, quello là. Più tu lo stacchi il volante e attacchi quello da Formula 1.
Gli è tutto regalato. 300 euro di regali perché cioè, è famoso, gli fa pubblicità. Lo so. Io però me lo devo prendere. Devo ammettere che se tu avessi un volante, non il joystick, il joystick è palloso. Tu avessi un volante con le marce e tutto. Sì. È rilassante. A me piace, per esempio, avessi un volante, per così da solo, metto la musica, guido. È divertente perché a me piace guidare nella vita vera. Almeno qua eviti di sprecare gasolio. È divertente, se tu avessi un volante, sì, ci sta, molto. Sì, sì. Non così. Era un'altra, non c'era una spirale. No! Non saluto per un cazzo. Ce la faccio. E niente ragazzi, ci vediamo la prossima volta. Ah no, stavo già ritornando. No, non capisco. Ok raga, è andata male. Spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un mi piace, un commento. E ci vediamo alla prossima. Dai! Ciao!